22.44, ultima parte di Focus. Grazie, tantissimi messaggi anche questa sera. Ho la mia maglietta Rete Veneta che mi ha regalato la Mirella, sono molto felice, così la sfoggio anche domani, non soltanto in trasmissione. Poi mi inorgoglisce il marchio di Rete Veneta, che è fantastico. Dietro c'è scritto Veneti schiacciati dalla crisi. Non la faccio vedere, se no mi si vede la pelata. Non mi giro. Ho 73 anni, spero di morire prima di assistere a quello che sicuramente succederà agli italiani, ai miei figli e nipoti. Davvero drammatico questo messaggio. E poco fa si è saputo che la UE darà 150 miliardi alle banche proprio per andare contro l'instabilità dei mercati, evitare crolli, eccetera. È una decisione che aiuta le banche, non so quanto aiuti i risparmiatori, quelli che sono stati truffati, per intenderci, ma insomma vedremo, è meglio che niente. Poi ci sono altre notizie di cui vi parleremo. Nella mia vita ci sono stati due dolori, la morte di papà e mamma in due mesi e mio fratello Dennis malato mentale, Mirella. Anzi, lo saluto, è Loris questo, e speriamo che si sia risolto qualcosa, perché ho cercato anche di aiutarlo. E fammi sapere come è andata a finire con l'associazione che ti avevo presentato per aiutare tuo fratello Dennis, che è malato mentale, perché anche avere queste persone in famiglia diventa una tragedia, purtroppo. Bisognerebbe provare per capire cosa vuol dire. E poi dicono che non ci sono posti dove poterli accogliere, mentre io non ci credo, perché i posti ci sono, ma se non sei, come dico io, è una brutta parola, ma mi piace da morire, se non sei paraculato, anche là non ci arrivi, non c'è niente da fare. Qua in Italia funziona così. Se hai conoscenze, che non bastano neanche più i soldi, ci vogliono anche le conoscenze. E allora forse trovi il posto dove puoi portare queste povere persone, ma se non sei politicamente protetto. Mi dispiace dire questo, però lo provo tutti i giorni. E vedo dove chi arriva in queste strutture, perché ce ne sono, però non c'è niente da fare. Se non vieni aiutato, no, non arrivi. Perciò spero che cambi qualcosa in questo maledetto paese, perché sono stanca di queste agevolazioni che hanno certe persone, e non è giusto, perché ci sono delle persone veramente brave, delle famiglie che andrebbero veramente aiutate, e invece se non ci fosse la grande famiglia di Rete Veneta, hai voglia, hanno poco da dire. Anzi, a proposito, direttore, certo, la scorsa settimana è venuto quel signore presidente di questa associazione Antea, che fa parte del mondo del volontariato, non l'ho più sentito per questa famiglia che aveva detto che sarebbe dato da fare. Allora io invito questo signore che pubblicamente ha detto che si sarebbe dato da fare, se può fare almeno una telefonata, visto che sono associazioni molto importanti, o almeno il sindaco si è ricevuto una telefonata, perché questo silenzio è peggio di una vergogna, di una colpa, a mio avviso. Basta dire non ce l'ho fatta, oppure non ho telefonato, oppure il sindaco mi dica se questo signore ha chiamato. È facile venire in trasmissione, accusare, dire che ci sono tantissime volontari, ma chi dice che non ce l'è? Io gli faccio sempre i complimenti, dico che tutti sono bravi, invitiamo tutti, però sentirmi a dità, io che non prendo una lira con queste associazioni, che poi parlava di banchi solidali, io un anno e mezzo che ho fatto di regione, di banco, io non ho mai visto questa persona. Adesso tu questo parla di banchi solidali, che avesse, come avesse le carte in tasca lui, sapesse tutto lui. Ma vi rendete conto? Io con ogni giorno con chi devo fare? Col furbo di turno. Ah, che mi viene un nervoso, direte. E poi qua devo stare anche buona, perché rappresento anche Rete Veneta, devo stare buona, educata. Ma quando mi verrebbe da ammazzarli sta gente qua, perché dico, ma perché sta cattiveria? Ma perché questo criticare ingiustamente delle persone che non chiedono niente e si arrangiano da sole, e loro che hanno fior fiori di milioni di euro? Perché bisogna parlare chiaro. Il nostro silenzio è quello che ha fatto peggiorare la situazione, perché tutti stavano zitti, e questi potentati e patentati politicamente, perché sono tutti posti messi dalla politica. Attenzione,
tutti i posti della politica. Allora io chiedo sia alla Tocchetto che a Dinca di vedere chiaro anche su queste nomine, perché io sono stanca di confrontarmi con queste persone che non hanno nessun merito. Pensate, pensi direttore, questo lo dico, che martedì è venuta una signora con la macchina stracolma di roba, ma roba bella veramente. Ha detto finalmente che ho trovato il suo banco solidale, perché è la quinta associazione che faccio e nessuno ha voluto niente dalla mia macchina. E ho detto, sa signora perché non voglio? Perché sono abituati con i soldi ormai. Siccome hanno tanti soldi, a loro non gliene frega niente, come faccio io che ogni macchina che arriva ringrazio e cerco proprio della roba che mi arriva di darla ad altri, di aiutare. Poi se la vendono, se la regalo, possono fare quello che voglio. Io la regalo perché mi viene regalata per regalarla. E questa signora era veramente triste, ha detto, ma che schifezza sta roba. Cioè io arrivo piena di entusiasmo. Questo mi dice, non so cosa farmene della sua roba. Io ho detto, cara signora, perché ci sono troppi soldi che girano, non è più volontariato e solidarietà, certo. Questo è business, bisogna dirlo chiaro, business. Io non lo faccio, ho le buste. Allora adesso fra un po' le apriamo. Antonella Tocchetto, ieri ho visto un servizio del TG Treviso dove lei compariva e si parlava di separazioni scientifiche, nel senso che sono studiate a tavolino, perché? Per evitare, allora, ci sono tasse? Allora, ci sono delle situazioni, è il caso specifico in cui appunto questi due, queste due persone poi sono state segnalate all'autorità competente, che si separano per dividere i patrimoni e ovviamente nella separazione si scioglie la comunione e quindi i rispettivi creditori, che possono essere sia pubblici che privati, non possono più aggredire il patrimonio comune che di fatto non c'è più. Noi perché ce ne accorgiamo negli studi legali, perché mai te lo vengono a dire? Perché magari, siccome noi nell'atto di separazione dobbiamo mettere che entro un tot di giorni uno dei due, ovviamente di solito è il marito, lascerà la casa coniugale e magari la signora, nel caso di specie tra l'altro lei aveva chiesto un assegno assistenziale, la signora se l'altro coniuge ha uno stipendio o lavora o ha un titolare di una pensione, ovviamente la signora che è casalinga, come nel caso di specie, dovrebbe chiedere l'assegno di mantenimento. In alcuni casi non dicono no, ma metta che siamo economicamente autosufficienti. Quindi diciamo, nella illegalità cercano la legalità, il che non è proprio possibile, perché invece bisogna ammetterlo chiaramente che quando ci si separa si vive in due case separate e quindi si può non essere più aggrediti economicamente se effettivamente si è sciolta la comunione coniugale. Fare i furbetti del quartierino, come dire, fare una finta separazione per poi vivere solo sotto lo stesso tetto, questo di sicuro fa passare come falsa un atto, diciamo così, di separazione che di fatto unisce, non scioglie i letti e la mensa, ma i letti e la mensa rimangono nello stesso punto, diciamo così, da dove sono partiti. È una furbata, pertanto sì. È una furbata che molto spesso, ecco la cosa di cui bisogna essere chiaro, siccome questa è punita dal punto di vista della legge, se entro 5 anni il creditore può dimostrare che è una falsa separazione, può ritornare, diciamo così, a chiedere il proprio credito. Però io ho un amico che ha fatto i suoi conti, perché ha 4 figli e dice che pagherebbe meno tasse se fosse separato dalla moglie e abitassero ancora insieme. Certo, perché può. Sì, ma questo non possono abitare assieme. Non possono, poi vabbè, non possono abitare insieme. Allora i massoni, in un SMS diceva qualcuno, vogliono cancellare il popolo italiano e si servono della Marina per portare i migranti. Viva l'Italia, un agglomerato di persone che non sanno dove andare, futuro assicurato. Chiudo solo dicendo che però anche questo è sintomo, perché è una cosa che sta sorgendo da qualche anno, della vera povertà delle famiglie. Se si arriva a separarsi per questo, vuol dire perché, che la situazione è drammaticissima. Se no uno non ricorrerebbe, non lo fa Agnelli, per capirci. No? Mi chiedo perché gli azionisti di Veneto Banca non si siano mobilitati per protestare davanti alla sede pretendendo spiegazioni. Allora Dinca, cosa ne pensa di questo scudo europeo, così è stato ribattezzato, 150 miliardi alle banche perché insomma non crollino, mettiamola così. È chiaro che noi speriamo che venga utilizzato nei confronti delle banche del nostro paese, che sono quelle in questo momento sono più deboli, sono un anello debole e che quindi possiamo stabilizzare il sistema.
Mi auguro che siano soldi veri, perché ho come l'impressione di aver letto tanti di quei titoli del giornale ultimamente con cifre astronomiche, che ne prendo sempre insomma le distanze finché non li vedo arrivare all'interno delle linee di credito. Se noi pensiamo che soltanto, mi pare, la Deutsche Bank in questo momento ha, non mi ricordo più se la cifra erano 12.000 miliardi di euro di derivati, okay, che sono 5-6 volte il PIL della Germania, di derivati contenuti in un'unica banca, per cui alla fine dei conti queste banche sono, dei giganti enormi con dei piedi d'argilla, ma non soltanto le banche italiane, anche quelle tedesche. Di fatto tutto il sistema si costruisce sulla fiducia: se tu non hai fiducia delle banche, queste banche vengono giù subito. Dall'altra parte la fiducia si crea se c'è anche da parte del governo, da parte dei governi centrali, lo stimolo per dire attenzione cittadini, se capita qualcosa dietro ci siamo noi. Perché se capita invece come la Popolare Venete, che dietro non c'era nessuno e tutti si trovano convinti di aver investito, perché tutti nelle Popolare Venete non erano azioni, erano mettere i soldi sotto il materasso, se tutti erano convinti di questo e poi si trovano senza nulla in tasca, è chiaro che poi questo ferma, dicevo a Lauro prima, il sistema dei risparmi, perché poi una persona ha paura di spendere i soldi, non compra da mangiare bene o non compra da mangiare proprio o ha paura di fare investimenti particolari, tutto il meccanismo si ferma e quindi si ferma anche il lavoro, quindi è tutto collegato in questa vita qua, veramente il credito, il risparmio, il lavoro è tutto collegato. La politica deve dare stabilità finanziaria perché poi si rimette in moto quel meccanismo di fiducia che crea i consumi e crea anche il lavoro. Allora, complimenti ai direttori dei TG della RAI che non fanno più nessuna informazione sugli sbarchi che si susseguono tutti i giorni. Questa è la nuova strategia di Morcone. Intanto il sindaco di Padova Bitonci ha scatenato, ha spostato i migranti dall'ex Prandina a Bagnoli di sopra e poi ha fatto fare un blitz nel campo Nomadi. Vediamo. Blitz all'alba al campo Nomadi di via Bastette a Mortise. Polizia, carabinieri e municipale sono entrati nell'area occupata abusivamente da alcune famiglie rom. Un controllo deciso durante il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto la settimana scorsa. Una volta all'interno gli agenti hanno identificato 49 persone, un 24enne bosniaco alla vista delle auto della polizia ha tentato la fuga ma è stato bloccato ed espulso visto che il suo permesso di soggiorno era scaduto da oltre un anno. Uno dei camper parcheggiati era sprovvisto di assicurazione. I vigili hanno anche individuato due case mobili che non erano mai state censite, per questo i proprietari verranno multati per abuso edilizio. Situazione molto così difficile, con molte persone non residenti, però c'è da chiedersi come mai in passato era stata data la residenza in un campo abusivo, però insomma queste persone sono state individuate, ci saranno ovviamente dei provvedimenti nei prossimi giorni che verranno presi. Continua questa operazione di sgombero di via Bassette, quindi noi a breve decideremo anche la chiusura definitiva, perché quello è un campo abusivo, non è come altri insediamenti dove invece abbiamo trovato una soluzione con i proprietari, con i bambini che vanno a scuola, con situazioni che si sono normalizzate. La situazione di via Bassette è ben diversa, qui non c'è integrazione ma solo degrado, ha detto il sindaco commentando i risultati dell'operazione. Per questo saranno decisi anche altri controlli che porteranno allo sgombero totale dell'area, ha detto Bitonci. Sgombero definitivo dell'area, come avevamo promesso. Abbiamo voluto prima sistemare alcune altre situazioni. Padova deve essere una delle poche città d'Italia dove non esistono più i campi abusivi. Servizio di Valentina Visenti Mirella, hai delle buste? No? Sì, oltre alle buste però mi permette il direttore di salutare la famiglia Bonaventura, papà Cibo e mamma Silvana, che hanno perso questa splendida figlia, Cinzia, e io voglio ricordarla perché era una persona bellissima. Saluto il marito e i figli e volevo ricordarla perché è stata una bellissima persona che ha cercato di aiutare sé e aiutare gli altri con la danza e con tante bellissime cose come associazione. Saluto veramente e un abbraccio grande grande a questi genitori. Poi saluto nonna Bertilla che mi sta ascoltando, un abbraccio forte, e nonna Bertilla appena posso verrò a trovarti, te lo prometto. Saluto Clara che è stata ricoverata in ospedale per un'operazione all'anca e saluto Sergio suo marito, su col morale Sergio, che vedrai che Clara arriverà presto a casa. E adesso apriamo le mie amate buste che mi permettono di aiutare un'altra famiglia la prossima settimana. Qui c'è anche un biglietto, vediamo cosa c'è qua. C'è un disegno,
c'è una lettera che leggerò allora domani mattina, eccola qua, da Adriana, perché sai che adesso non posso leggere perché abbiamo motivi purtroppo di tempo, non ci sono soldi, c'è solo la lettera, domani mattina la leggerò, sai Adriana. Poi c'è questo biglietto che viene da Castelnuovo del Friuli, di Luciano e Francesco, che hanno mandato anche il messaggio prima, che ringrazio, saluto tutto il grande Friuli, ma in particolare questa coppia che è venuta al banco e non mi ha trovata perché era in giro come al solito e mi ha portato 20 euro, grazie, pensate, è venuta del Friuli per portarmi molti, 20 euro. Molti chiedono ancora del 5 per 1000, no? 5 per 1000, sì, si saprà fra 3 anni, e Dinca si sta anche interessando, vero Dinca? Che stai seguendo, speriamo che il mio daga che non mi frega anche a quello. Ecco, ma una signora, ma con molto ritardo. Una signora l'altra sera diceva: ma io potrò sapere se i soldi che ho dato al 5 per 1000 dei veneti schiacciati dalla crisi sono arrivati? Cioè, come si fa a sapere? Io non li ho mai ricevuti, perciò non so niente, perché finché non mi... Beh, alla fine lo si saprà. Si saprà. È il primo anno questo sì, lo fai. No, è il secondo anno che lo faccio, ma devo ricevere il primo anno. Sì, quest'anno lo riceverò fra 2-3 anni, se non fallisci anche a questo, perché sennò non vedo niente. E se ti è non è che fallisce, ci vogliono tre anni, ci vogliono. Tre anni? Comunque, ma dove vai a finire gli scherzi? Ne parleremo la prossima puntata. Questa è arrivata da Marina al Banco Solidale, sono 100 euro, grazie infinite Marina. Questa è una telespettatrice che ci porta sempre qualcosa, ringrazio di cuore. Questo lo leggo perché è bellissimo. Non ho eroi, tranne i fiori e i bambini. Martin Rubin, molto bello, grazie Marina, grazie di essere venuta a trovarci e grazie a tutte le persone, il direttore, alla grande famiglia, perché io nomino qui, perché è proprio una famiglia, ci vogliono proprio bene, a dispetto di tutti quelli che vogliono farci del male. Chi è? Là. Scusa, allora, tante ciacole, intanto ci stiamo portando un ventennio rosso, svegliatevi, eccetera. Katia Dario, allora comunque con i ragazzi lei... resiste, va avanti, nonostante i problemi, nonostante le difficoltà. No, adesso mi sono tolta, non è che resiste, vado avanti, ho fatto un passo indietro e finché non ho chiarito, tanto vedrò come fare, comunque... No, ma nel senso che non si è arreso, no? Con i miei ragazzi no. Con i miei ragazzi no. Quando sarò problemi... sistemata ci sono, certo. Sono la loro mamma, sono qua, perché no? Certo. E Nadia Leonello? Tornerà a trovarci? Mi auguro sì, anche perché io avevo parlato con Mirella, avevo un progetto nel mio piccolo, naturalmente, di aiutare anch'io, magari dando qualche quadro, se c'è qualcuno che vuole comprarlo, va in beneficenza. Grazie molte, grazie. Poi ovviamente vedremo di organizzarlo. Siamo sì veneti schiacciati dalla crisi dalle banche, no, ma noi veneti non dobbiamo mai più mettere via soldi per arricchire chi ce li mangia, divertiamoci a mangiare tutto. Lauro, lei dove li metterebbe i soldi, se ne avesse tanti, insomma? Nella terra. In un'azienda agricola. Immaginavo. Ma io volevo fare un appello. In questi giorni sto completando lo statuto di un'associazione di promozione sociale Onlus che si chiamerà Terra e Fede. Non posso dire il nome, ma comunque la provvidenza si è mossa e c'è un casale da ristrutturare nella zona di Coliugani, dove delle persone straordinarie hanno detto che per 3 anni l'avremmo incomodato d'uso gratuito. E ci sono tanti lavori da fare, c'è terra da coltivare, io dico chi ha voglia venga e facciamo qualcosa di buono insieme. Bene, mi fa venire in mente il caso di Don Armando, che è un sacerdote notissimo a Mestre, che aiuta gli anziani. Lui voleva fare una cittadella della solidarietà, non ci riusciva, è un pensionato che è mancato pochi giorni fa, gli ha lasciato 1.400.000 euro e un edificio, e quindi lui a questo punto potrà probabilmente realizzare il suo sogno. E, Beatrice Marini, a volte i sogni si avverano, no? Nonostante... Sì, però non lo chiede a me dove mettere i soldi, perché tanto non ho neanche un centesimo. Devo fare il mutuo per comprare la casa. Allora, Stile Folk, non so se si vede... Ci siamo, sì, dal 7 al 13 luglio, gruppi folcloristici Pastori del Borgo Furo, gruppo folcloristico brasiliano da Nuova Venezia, dalla Bielorussia a Minsk,
dalla Spagna, dall'Anduria e dalla Germania, e poi ci sarà anche il sabato sera il coro folcloristico Palio. Vi aspettiamo. Per maggiori informazioni www.pastoriadelborgofuro.it. Dovevo dirlo perché se non lo ricordavo non mi fanno più venire, direttore. Senta, poi abbiamo visto che insomma la pastoria praticamente coinvolge tutte le età, no? Ci sono bambini, ragazzi, anziani, persone giovani, meno giovani, insomma proprio c'è di tutto, no? Allora assolutamente sì, quest'anno poi abbiamo avviato un progetto con la scuola materna di Canizzano. Ci saranno anche questi bambini che si esibiranno, quindi bambini di 6 anni che si esibiranno, e poi il nostro gruppo folcloristico, come ha detto lei, è formato da svariate età, assolutamente sì. Soprattutto all'estero, mi permetto di dirlo velocemente, le associazioni folcloristiche servono per aggregare i giovani dei paesi, dei quartieri, appunto a queste tradizioni che altrimenti sarebbero un po' così, fra virgolette, spersi. Ma io non ho capito se il capo è lei o suo papà. No, io non sono capo di niente, direttore. Sì, è lei, la vice. Però loro sono un principato, potrebbero chiedere la vera indipendenza dal territorio e ci metterebbero tutti in difficoltà. Sono un'istituzione. Potrebbero farlo questo, diventerebbero l'Andorra della provincia di Treviso. Informiamo Antonella. Della Marca gioiosa, un po' meno gioiosa di un tempo, ma insomma, sempre così. Sempre gioiosa, cerca di rimanere. Grazie a tutti, 23.05. Dobbiamo chiudere, domani mattina ritrovate la Mirelluccia con Lucio, Zanatto, c'è una branda qui domani mattina alle 8.10 cioè, e con il loro ospite, e lì potete chiamare, telefonare, dite cosa pensate di loro, della Mirella e di Lucio. Lucius è una trasmissione molto divertente che sta crescendo tantissimo. Grazie, buonanotte a tutti, arrivederci. Grazie. Al 31 luglio approfitta dell'offerta a canone zero. Informati sul sito ascotrade.it.